Buongiorno, sono Sara Genova, ho 16 anni e mio nonno, Ferruccio Maraston, era esule da Visinada, un paese vicino a Parenzo, in Istria. Da quando sono nata, la mamma mi ha sempre parlato delle vicende del confine orientale e delle foibe. Anche suo bisnonno, Alvise Federici, è stato infoibato a Grisignana nel 1944. È quindi un argomento di cui ho sempre sentito parlare e di cui mi sono sempre interessata fin da piccola. Ma quando ne parlavo con i miei amici, quasi nessuno lo conosceva. Io rimanevo sempre molto stupita di questo e infatti mi chiedevo: ma come mai una tale tragedia avente come protagonisti italiani e oltretutto accaduta vicinissimo a noi, a neanche 2 ore di distanza da Pordenone, non era conosciuta? E come mai non ce l'avessero insegnata a scuola? Per questo motivo, quando la mia scuola, lo IAL di Pordenone, mi ha chiesto di fare una tesina di fine anno su un argomento a piacere, io ho subito pensato di fare un approfondimento di questi temi e per fortuna la mia insegnante ne era entusiasta. E, frequentando io la scuola per operatrice all'accoglienza per le strutture ricettive, dovevo impostare una tesina con una proposta turistica e quindi ho pensato di proporre un turismo storico ed in particolare un tour nei luoghi del ricordo. Il titolo della tesina era Storia e turismo in Istria e nel frontespizio avevo messo un'immagine della tipica terra rossa istriana che non molti conoscono. Prima di tutto ho fatto un'introduzione storica sugli avvenimenti che hanno colpito gli italiani dell'Istria, dall'esodo alle foibe, e poi mi sono soffermata sul racconto relativo all'infoibamento del mio trisnonno Alvise. E pensate che mia bisnonna, ovvero la figlia di Alvise, raccontò che i partigiani titini lo prelevarono da casa con forza e poi mio bisnonno non lo vide più. Quando li rincontrò, chiese a loro dove avevano portato suo padre e loro si vantarono di averlo buttato a concimare un fico. Ma non venne mai a conoscere quale fosse il luogo in cui lo avessero ucciso e fatto sparire. Mentre nel 16 agosto del 2019 abbiamo conosciuto il signor Romano, tuttora abitante a Castagna, che ci ha raccontato che il mio trisnonno Alvise fu portato nella foiba a circa 1 chilometro da Grisignana. E gli abitanti della casa più vicina alla foiba gli raccontarono che i titini urlavano ad Alvise di alzare la voce mentre diceva: "Vi prego, non buttatemi giù." E poi non si sentì più nulla. Dopo il racconto storico ho proposto 2 itinerari turistici. In particolare il primo itinerario l'ho intitolato I luoghi della memoria. Vi dico solo alcune tappe che per me sono molto interessanti. La prima è la visita guidata a Magazzino 18, che ho adesso diventato Magazzino 26, presso il Porto Vecchio di Trieste. E questo magazzino contiene tutte le masserizie che gli esuli dovettero, sì, gli esuli Giuliano e Dalmati dovettero lasciare lì le cose. E poi c'è la foiba di Vasovizza, sempre a Trieste, che è un monumento nazionale. E il campo profughi sempre a Trieste. Poi ovviamente Visinada, che è la città natale di mio nonno Ferruccio, e in particolare la visita alla comunità degli italiani presso il Palazzo Maraston. E poi c'è la visita a Santa Domenica di Visinada, alla tomba di Norma Cossetto, che era martire istriana, studentessa universitaria barbaramente violentata e gettata in una foiba di partigiani titini. Ci sono molte altre tappe molto interessanti e spero di avervi fatto venire voglia di andare in questi posti e di approfondire questa storia perché è parte della nostra storia d'Italia. Grazie e buona giornata a tutti.